Bene, Paolo, l'anno prossimo veniamo a fare l'intervista in esclusiva da voi. Se mi invitate, abbiamo portato bene, abbiamo portato. Speriamo, dai, va meglio di quest'anno almeno. Stagione, tua stagione? Non lo so, ancora devo decidere questa settimana con Martinelli, se si decide. Io volevo finire... No, Fabio sicuramente corre, giusto? Sì. L'Emilia. Sì, io non sono ancora In dubbio, ecco. Vincenzo già in vacanza? Sì, Vincenzo in vacanza. L'unico che è andato in vacanza. Poi gli altri sono in Cina, un po' Parigi Tour. Rossella, sei già in vacanza o con le gare? Si parte domani. Domani dove? Grecia. E che gara è adesso? Perché ci sono talmente... Una gara tra i ristoranti, tra le spiagge, a nuoto. Vacanza? Certo. Marco, mi stava fregando, eh? Anzi, mi ha fregato. Sei stato attento. No, te ti eri informato. Io sì. No, scherzo. No, avete seguito, Sandro, tu la Lombardia ieri? Sì, ho seguito un giro di Lombardia in cui l'Italia purtroppo, priva nel finale di Nibali, non ha ottenuto granché. Il quinto posto di Gasparotto è una sconfitta e io mi auguro che il qui presente Aru, visto che ha ancora dei margini di miglioramento essendo un ragazzo nato nel 1990, sappia imitare Baron Kelly, sappia imitare altri passisti scalatori che hanno vinto più volte il Giro di Lombardia. Se mi consenti, quando io facevo la prima elementare del ciclismo a Lombardia si parlava di Moser vincitore o di Moser piazzato, di Saronni vincitore o di Saronni piazzato, di Baron Kelly vincitore, di Argentin vincitore, di altri vincitori anche italiani. Adesso purtroppo ci troviamo a Lombardia con Gasparotto, che teoricamente non sarebbe nemmeno un uomo da Lombardia, che è il migliore degli italiani, con Santa Romita, che è un campione d'Italia, però non ha la statura tecnica di Saronni, di Moser o di Argentin, e con Visconti che, pur essendo nel finale di stagione, va a raschiare il barile e riesce, però, Sandro, quasi ad arrivare tra i primi. Contesto un attimino una cosa io, perché Gasparotto intanto non è una gara proprio adatta al massimo, lui quindi ha fatto una grande gara. Sì, di per fatto arrivare. Lui ha vinto l'Amstel Gold Race ed è stato campione d'Italia, però non è la sua. Chiedo anche a Marco, siamo stati anche sfortunati, diciamo, come Italia, perché Scarponi è fuori dai giochi subito perché è stato male, Vincenzo con Paolo per la caduta, quindi diciamo che le punte dell'Italia, come la Spagna aveva due punte, le abbiamo perse per sfortuna, sì, o sì. No? Se non c'era la caduta veniva fuori un'altra corsa sicuramente. Anche magari... Vincenzo aveva una grande condizione. Sì. Sicuramente le salite si affrontavano con un'altra andatura, la squadra era lì per lui, la tattica. Gasparotto doveva lavorare per Vincenzo, perciò veniva fuori una corsa più dura e magari il risultato non cambiava. Gasparotto si è messo in gioco nel momento, sì, che... ha sfruttato, cioè, è stato anche bravo a rimanere lì davanti, che non era facile, ha fatto un ottimo quinto posto. Ecco. Quindi Marco, cosa ne pensi? Ma no, sai, sicuramente in queste grandi classiche il fattore fortuna è un elemento fondamentale, è un tuo compagno di squadra, se questo si gira diventa sfortuna è un nemico. E Nibali su tutti sicuramente ieri è stato molto sfortunato, l'avremmo visto sicuramente sul finale insieme a Rodriguez, abbiamo visto che comunque sulla salita dell'Alpino c'era lì anche Basso, ha provato anche lui a resistere, però con Rodriguez così sinceramente solo Nibali poteva contrastarlo ieri. Rodriguez è molto adatto ai pendii come quelli dell'Alpino, non a caso ha vinto anche delle tappe della Tirreno Adriatico su autentici muri e non a caso si è messo in bella evidenza anche al campionato del mondo, è arrivato secondo. C'è Rossella che sta cercando di stare a ruota a Brambilla, Rossella. È preparato, Alessandro, hai visto? Preparatissimo, come sempre. Hai seguito Lombardia ieri, hai guardato tu la gara in televisione o sei già in vacanza anche televisivamente? No, ero sul divano a guardarmela, che sta molto tranquilla, al caldo. Comunque Rossella, in una giornata da tregenda ossianica, il 24 di marzo, la Coppa del Mondo, la gara vinta dalla Longo Borghini, è arrivata sesta, è stata brava. Quindi ti piacciono le giornate col tempo anche, nel senso... Non hai difficoltà? Diciamo che preferisco comunque il sole. Il sole. E poi per quello che va in Grecia. Sì. Poi di solito anche quando è bagnato in discesa riesco sempre a recuperare, quindi in particolare a Binda ogni salita mi staccavo di quei 50-100 metri e rientravo tutte le volte in discesa fino all'ultimo giro. Ci sono corridori. Fabio, tu come preferisci il tempo? Sole?
Ma quando c'è il sole è meglio perché ci sono meno rischi, però insomma si prende quello che viene. Preferisco il sole sicuramente. Invece Paolo ama il freddo, l'abbiamo visto tante volte. Dove abito io, guarda, c'è sempre freddo. L'hai sofferto un po'. Quest'anno veramente avete fatto una stagione che avete sofferto il freddo, soprattutto tanto. In Italia, perché tutte le gare RCS sono state tutte col tempo dalla Sanremo a Tirreno il giro e Lombardia è stata proprio la conclusione di un'annata. Tutte le gare sotto acqua e freddo. Ecco. Tra l'altro io c'ho una cosa che volevo vedere, perché c'è un arrivo, io mi ricordo un arrivo, Paolo, qua, Michele non è riuscito a staccarti, Scarponi, ma mi dicevi che avete fatto veramente un finale, un ultimo chilometro. Sì, sì, tutto fuori soglia veramente. E com'è in questi momenti? Lì si soffre, poi stare dietro a Michele non era facile. Tra l'altro Michele ti ha visto subito? Che... Sì, lui sapeva che io gli ero dietro. Poi non si aspettava magari che... Che riuscivi a tenerli a ruota? Sì, che riuscivo a tenerlo, perché a un certo punto si guardi, vedi, mollo un attimino, perché ero veramente a tutta. Poi ho visto che anche lui era arrivato quasi... Al limite. Al limite delle sue forze, e poi ho sfruttato la sua scia fino a qui, vedi? E poi ho dato il massimo gli ultimi 50 metri praticamente. E poi ti abbiamo visto. E poi dopo ero. Ti abbiamo visto sdraiato a terra. Quasi morto dopo. Ecco qui. E qua è proprio parto, gli ultimi, cosa sono, gli ultimi 70 metri? Sì, più o meno, 50-70 metri. E qua veramente facciamo i complimenti comunque, perché vincere l'etappa in Giro, vincere Fabio, vincere l'etappa così. La rocca di cambio. Beh, ha fatto un numero da campione. Poi. Non è solo vincere, ma tutti gli anni che ha aiutato appunto i grandi corridori a vincere nei giri e nei tour. Beh, tra l'altro avevi vinto anche quell'altra tappa. Sì, l'anno prima, lì a Macugnaga. Vabbè, ma lì... Beh, sono andato forte anche perché... lì quando è rientrato Contador, che andava il doppio di me sicuramente, ma il doppio anche degli altri. Però io ero già a 7 km di salita, che ero da solo, sempre lì a 20-30 secondi. Sei riuscito a tenerlo? Sì, sì, sì. Mi ha raggiunto solo lui perché era superiore a tutti, ma gli altri sono rimasti dove erano. Alberto, però... come l'hai visto ieri? Ma sai, per lui quest'anno è una stagione un po' anomala. Un po' transitoria? Sì, non è andato mai, non abbiamo mai visto il vero Alberto Contador, secondo me. Ecco. Lui è andato al 70% delle sue possibilità. Il motivo non lo so, però sicuramente l'anno prossimo sarà un anno di riscatto per lui. Secondo te punterà al tour lui o al giro? Sì, l'anno prossimo? Penso che va tour. Al tour sicuramente. Quindi grande sfida al tour l'anno prossimo, sì, con Vincenzo. Una bella lotta. Marco? No, io volevo fare i complimenti a Paolo perché abbiamo corso anche insieme, io e lui. Cioè abbiamo qualche anno di differenza, ma abbiamo corso insieme. E lui secondo me è uno di quei corridori che ha fatto la grandissima scelta di fare un grande gregario e di ottenere qualche vittoria di tappa, che gli è riuscita veramente molto bene, ma vedendo l'arrivo e vedendo le gare che stanno affrontando negli ultimi anni i corridori, sono dispiaciuto perché lui poteva essere un corridore da grandi gare classiche. E... Peccato, è un po' limitato, cioè la sua carriera purtroppo, cioè lui è fortissimo, ma si è un po' sottovalutato lui, secondo il mio punto di vista. Ti sei messo a disposizione dei capitani? Ah, sai, sono scelte che uno fa, perché poi tutti dicono io sono un gregario, non è vero. Gregari in gruppo ce n'è pochi, perché gregario devi saperlo fare. Portare le borracce o tirare 2 chilometri è facile. Stare lì dall'inizio fino alla fine, portarli. E nei momenti più importanti sulle salite... Allora, quello è un altro discorso. E non basta essere gregario. Il gregario che concretizza il lavoro per concludere o la vittoria o perlomeno provare a giocarsi una tappa o una gara a tappe. Ecco. Fabio sta studiando, Fabio. Sta studiando. Lui deve studiare diversamente. Lui deve essere... Lui può fare il leader, secondo me. Lui può negli anni, 2-3 anni, essere un corridore da corsa a tappe. Sei pronto? Secondo me anche prima. Speriamo. Beh, che c'è Brambilla che... Rossella, invece te qual è il tuo obiettivo? Avrai un sogno, un obiettivo, a parte il mondiale che penso che è il massimo dei sogni, insieme alle Olimpiadi anche.
Beh, un altro sogno potrebbe sicuramente essere vincere un giro a tappe come il Giro d'Italia, perché vorrebbe dire comunque essere superiore a Voss, Stevens, Luperini e tanta altra gente per più giorni. Ma la Voss è veramente così imbattibile? Nell'ultimo anno abbiamo visto una Voss qualche volta in difficoltà. È calata lei o siete cresciute voi? Beh, sicuramente il livello del gruppo in generale si è alzato e lei forse in qualche appuntamento non è arrivata al top perché ha iniziato a fare anche mountain bike, quindi magari qualche volta arrivava stanca alle gare. Vediamo i prossimi anni. Te Marco cosa ne pensi? Ma io penso che per quanto riguarda Rossella sicuramente c'ha un futuro davanti a sé molto, molto roseo, insomma ha già dimostrato quello che vale e sicuramente adesso l'aspettiamo in una grande corsa a tappe come protagonista sicuramente della singola tappa e poi anche di una classifica, però io punterei con lei, punterei all'Olimpiade sicuramente. Bene. Sì, l'Olimpiade è un appuntamento importante, il problema è che per puntare all'Olimpiade devi attendere il 2016, conviene magari vincere già un grande giro a tappe, però io la vedo già Rossella, in portare prima a casa quello che mondiale. Si può prima, meglio, e poi quando arriva... Allora, la Guderzo alla sua età è arrivata seconda al campionato del mondo di Verona del 2004 e in seguito nel 2009 ha vinto il mondiale in linea. Lei in prospettiva ha più margini di miglioramento della Guderzo, entrambe sono bravissime, secondo me Rossella Ratto entro 3 o 4 anni arriva dal mondiale con la maglia iridata, io ne sono certo, ne sono sicuro. Hai detto 3-4 anni. Tre, alla fin fine sei tornato. Sì, ho capito, però magari vince già nel 2014, nel 2015. Rossella, ti va bene come programma? Ovviamente deve aspettare fino al 2016. Va bene il programma di Brambilla di Cannone? Sì, dai, accetto. Accettato. Bene, entro 3-4 anni, magari già dal prossimo anno. Andiamo a sentire invece un altro protagonista della stagione, un'altra squadra straniera, Team Sky, andiamo a sentire però italiano Dario Cataldo. Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes. Siamo con Dario Cataldo a conclusione di questa stagione, siamo qui a poche ore anche da un Giro Lombardia. Parlavamo di una stagione veramente nera per quanto riguarda il tempo e domani si avvicina una giornata veramente difficile con Lombardia. Sì, diciamo che la chiusura coerente di tutta la stagione, perché l'acqua e il freddo non ci hanno mai abbandonato e domani pare che verrà giù un bel diluvio. E anche se è tenuto duro tutta la settimana, vediamo questo tempo così grigio, però non ha piovuto e domani ci aspettiamo il peggio. Sì. Tu corri in una squadra dove ci sono dei grandi leader e quindi ti devi sacrificare molto durante la stagione. Sì, quest'anno è stato un anno di lavoro duro e per diversi leader, come è stato per Uran, Wiggins, Froome. Sì, questo comporta sacrificio del risultato personale, però va bene, il mio lavoro lo faccio comunque al meglio. Una tua stagione come di duro lavoro, ma come la giudichi? Ma buona comunque perché comunque per quello che dovevo fare credo di averlo fatto bene. E anche se vogliamo anche un po' di transizione, nel senso che magari posso sperare a qualche risultato personale nei prossimi anni, comunque un anno dove ho imparato tanto dal punto di vista della preparazione, alimentazione, cioè qui comunque sto facendo un'ottima scuola e questo comunque serve tanto. Quest'anno abbiamo visto anche i mondiali a Firenze, avresti voluto esserci? Ma penso come qualunque italiano, qualunque corridore piacerebbe partecipare ad un mondiale, come italiano soprattutto per un mondiale a Firenze, su una Toscana dove, cioè terra di ciclismo, dove io sono cresciuto ciclisticamente nelle categorie dilettanti, sono passati sulle strade dove mi allenavo regolarmente, sul San Baronto che è una salita mitica per chi va in bicicletta, quindi sarebbe sicuramente stato molto bello, però certo la nazione
nazionale è un impegno importante, quindi giustamente Bettini ha dovuto fare le sue scelte tra i tantissimi corridori che aveva a disposizione. 2014? 2014 sono ancora qua con la Sky e non so, ancora programmi sono ancora tutti da fare, non so il programma delle gare e credo sarà molto simile a quello di quest'anno, anche se non so, vedremo se ripetere con le grandi corse a tappe, giro e vuelta, oppure provare magari con il Tour. Dario, allora Cavendish abita ormai in Toscana come tanti altri inglesi, ma secondo te Vigis comprerà prima o poi la casa in Toscana dopo il Giro d'Italia e dopo i mondiali? Ma non so, so che lui comunque, a prescindere da come è andato il Giro, che è una corsa, può andare male qualunque corsa, non per, per il Giro d'Italia, lui non conserva astio per questa corsa e per questa terra, comunque l'Italia gli piace, magari chissà un giorno la comprerà, se non l'ha già comprata non lo so. L'anno prossimo Wiggins Tour e From Giro come sarà? Questo non lo so. Bene, tanto grazie e in bocca al lupo per l'anno prossimo. Crepi, grazie mille. No getting